Sono addirittura d'arrivo i lavori di ripristino della diga di Montedoglio, uno degli elementi fondamentali del sistema irriguo dell'Italia centrale per la Toscana e per l'Umbria. A 12 anni dal dissesto strutturale che il 29 dicembre 2010 comportò il crollo di 3 conci in cemento armato della struttura sfiorante dello scarico, periodo che ha visto 8 anni di sequestro dell'area in attesa della sentenza penale di primo grado, adesso sta per essere terminata l'opera di ricostruzione che consentirà di garantire la piena efficienza dell'invaso. Questo di oggi è un sopralluogo perché non è un'inaugurazione di una struttura che viene ricostituita, però si lascio con i lavori che si stanno completando, verranno finiti entro il prossimo mese di luglio e questo impianto finalmente potrà ritornare ad essere l'impianto a pieno regime, quello che ci auguravamo dopo 12 anni. Siamo riusciti comunque ad arrivare in fondo e questa è una grande soddisfazione per me e per tutti i miei collaboratori dell'Ente Acque Umbro Toscane che insieme con le regioni, insieme con gli uffici ministeriali siamo riusciti a trovare finanziamento, a fare le gare, nonostante il Covid, a completare i lavori. L'opera, iniziata nel 2019, esce da questo lungo periodo più sicura, grazie ai lavori effettuati che rispondono in pieno, tra le altre, alle ultime norme antisismiche. La nuova struttura di sfioro in cemento è stata costruita di 50 cm più larga della precedente e di 1 metro più bassa, in base alle indicazioni fornite. Beh, intanto è un elemento di grande sicurezza, di sicurezza per la diga, di sicurezza per il territorio che è qui intorno e che ha vissuto momenti di preoccupazione quando questa parte che adesso è ricostruita ha mostrato, insomma, ha ceduto e quindi oggi, dopo tanti anni, dopo sequestri, dopo tante vicende di vario tipo, finalmente siamo a vedere i lavori che sono a buon punto, entro luglio dovrebbero concludersi, quindi prima di tutto questi lavori mettono in sicurezza la diga e il territorio qui sotto vicino, consentiranno un maggiore afflusso e una maggiore raccolta di acqua e quindi saranno, lo dico in un periodo in cui si sta discutendo di siccità, ormai a livello nazionale sarà un polmone straordinarie e indispensabili anche per tutta l'agricoltura della zona. Certamente non basta perché si tratterà di continuare a lavorare per completare la rete di adduzione dell'acqua nelle aree circostanti, bisognerà ragionare anche della ricaduta anche sull'area immediatamente attigua a questa diga. L'amministrazione comunale ha sempre sostenuto di dover avere anche un beneficio in termini di possibilità di attingimento di acqua, sopportando sul proprio territorio la presenza di questa diga, quindi ci sono anche altre cose da fare per completare la possibilità che questa diga diventi davvero una risorsa a pieno titolo per tutto questo territorio, anche per territorio appunto a confine un po' sulla zona toscana e in parte anche della zona del Trasimeno che ricade nel territorio dell'Umbria, però direi che al termine di questi lavori, dopo circa 11-12 anni, credo che sia un buon segnale, entro luglio dovremmo avere i lavori completati, credo che sia un bellissimo segnale e da qui poi si possa ripartire per andare ulteriormente a migliorare la rete idrica di quest'area. L'invaso sarà riempito gradualmente con un programma sperimentale concordato con la Direzione Generale delle Dighe per valutare e controllare il comportamento dell'opera. Sarà un innalzamento progressivo e controllato che dagli attuali 381 metri sul livello del mare arriverà a 393,60 metri sul livello del mare, che è l'altezza massima che si potrà raggiungere con Montedoglio, pari a circa 140 milioni di metri cubi di acqua totali. Questa è una grande opera infrastrutturale al servizio delle due regioni, Toscana ed Umbria. È un'opera che gestisce una risorsa preziosa, quale è l'acqua. Quello dell'acqua è un tema delicatissimo, è un tema con il quale dovremmo riuscire a fare i conti in maniera sempre più razionale, intelligente e con un'adeguata capacità di programmazione. Quella capacità di programmazione di cui è frutto anche questa opera, perché stiamo parlando di opere che sono state concepite oltre 50 anni fa, devo dire con lungimiranza. Il Paese oggi ha bisogno forse di ritrovare anche quello slancio, quella capacità di guardare al futuro. Il nostro compito oggi è quello di gestire adeguatamente
un'opera così importante, un'infrastruttura così importante. Tra l'altro l'ultimazione dei lavori consentirà, no, in prospettiva di ritornare anche ai volumi che questa opera può ospitare, con benefici non solo per l'agricoltura delle due regioni ma anche per il fabbisogno idropotabile. Quindi siamo contenti di essere qui, siamo contenti di avere questa occasione di incontro anche con la collega Saccardi, con la quale combattiamo insieme all'interno della Commissione Politica Agricola, quindi una bella giornata.